Franco, è l'azienda di Massimo Ferragamo, acquistata nel 2003. Siamo nel cuore della Val d'Orcia e sono 2000 ettari. Immaginiamo Montalcino un quadrato, noi siamo nell'angolo nord-ovest. Siamo alti, sopra i 400 metri sul livello del mare, quindi abbiamo temperature più fresche della parte sud. È una realtà che profuma di storia. Abbiamo un castello affondato nel 1100, abbiamo il borgo dove c'è l'hotel, abbiamo la cantina, un resort 5 stelle e un campo da golf. A Castiglione del Bosco coltiviamo solo Sangiovese, abbiamo due corpi vigna, Capanna e Gaugiole. Sono situati agli antipodi della proprietà. Gaugiole nella parte nord ha un terreno più argilloso e più basso in altitudine e sono uve dedicate alla produzione del nostro rosso di Montalcino, mentre Capanna è nella parte sud, più alta, in altitudine siamo sui 460 metri sul livello del mare nel punto più alto, ovviamente essendo più alto anche un'escursione termica maggiore. Il terreno è ricco di galestro, quindi molto più minerale, dai vini una complessità maggiore. Quelle uve sono dedicate ai nostri Brunelli. Brunello base, il campo del Drago che è il nostro cru, il 1100 che è la nostra riserva prodotta solo nelle migliori annate e una collezione speciale chiamata Zodiaco. I Brunelli di Castiglione del Bosco hanno una loro identità ben precisa. Brunello che punta sull'eleganza, la verticalità al naso, belle complessità ma sempre con eleganza, non abbiamo mai frutte sovramature, abbiamo sempre fiori belli freschi, eleganti, in bocca un vino che ha una grandissima beva. Siamo biologici, rispettiamo molto la materia prima, raccogliamo tutto a mano, facciamo la selezione, una cernita con due tavoli a mano. Usiamo solo lieviti indigeni, in cantina abbiamo uno stile classico. Durante tutta la fase di invecchiamento abbiamo l'utilizzo dei legni molto, molto soft. Non amiamo coprire l'anima naturale del Sangiovese con il legno.